Senatore Paolo Arrigoni, che cosa ha detto il presidente dell'ANCI Piero Fassino nell'audizione al Comitato Schengen? Beh, innanzitutto non ha messo in discussione l'operazione Mare Nostro e a differenza nostra lui ritiene che non sia responsabile questa operazione di questo aumento o esplosione di sbarchi. In sostanza Fassino a capo dell'ANCI vuole che i comuni siano i servisciocchi a servizio dell'esecutivo per potenziare il sistema di accoglienza. Ha presentato altresì un piano nelle linee guida che è nato nella sua testa, in quella di Alfano e del sottosegretario Delrio, senza coinvolgere assolutamente le regioni. È un Fassino che non conosce la contezza del fenomeno dell'immigrazione, ha parlato di 40.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, ha parlato di solo 2.000 minori non accompagnati, ha parlato di un probabile arrivo di 60-70.000 immigrati entro il 2014, la realtà di oggi parla già che sono già arrivati 60.000 immigrati e proprio Save the Children in queste ore ha parlato che sono quasi 6.000 e non 2.000 i minori non accompagnati, quindi questa è una cosa assolutamente grave. Ma quali sono i costi per i comuni? Ho posto la domanda a Fassino. E lui ritiene che per il sistema SPRAR, che è il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, sostanzialmente questa rete di comuni, di assistenza dei comuni, il costo per quest'anno si aggirerà intorno ai 250 milioni di euro per l'assistenza, ma è una cifra assolutamente sottostimata, non ci sono i soldi, anzi i comuni vantano il credito per l'attività che in questi mesi hanno fatto per l'accoglienza e quindi questi aspettano queste risorse. Insomma, l'operazione Mare Nostrum anche sotto questo punto di vista si sta dimostrando un vero e proprio fallimento. Per qualcuno questo potrebbe rivelarsi un grande affare, secondo voi invece com'è la situazione? Per noi questa situazione si sta rivelando un grosso affare per qualcuno, secondo noi si stanno subentrando dei conflitti di interesse e dunque avremo sempre più forze che faranno in modo che Mare Nostrum possa continuare dunque questa esplosione di sbarchi verso il nostro paese che si sta rivelando sempre di più il ventre molle dell'Europa.